Alla vigilia dell'inizio delle votazioni sugli emendamenti al disegno di legge sulle unioni civili, il Partito Democratico prova gli ultimi tentativi di mediazione per non ritrovarsi spaccato in aula. A Palazzo Madama, incontri e trattative, da una parte i vertici del partito che provano a mettere in piedi una strategia, dall'altra gli esponenti cattolici del PD che insistono nel chiedere modifiche, se non la cancellazione, del capitolo adozioni nelle coppie omosessuali dei figli del partner. Al momento occhi puntati sull'emendamento Marcucci, conosciuto anche come super canguro, in grado, se approvato, di scavalcare appunto in un sol colpo gli oltre 5.000 emendamenti presentati, ma verrebbero cancellati anche quelli a firma cattolici Dem, come l'emendamento che chiede la sostituzione delle adozioni con l'affido rafforzato. Di qui le cautele chieste anche dal premier Renzi, che deve fare i conti con le insistenti proteste di alcuni membri del governo contrari alla stepchild option, al ministro dell'interno Alfano e al titolare della salute Lorenzin. Si aggiunge anche il vice ministro dell'economia Zanetti. Se la legge passasse con la stepchild option tale quale essa è oggi, sicuramente dal punto di vista del referendum saremo per l'abrogazione. Domani alle 16.30 al Senato si inizia a votare, servono 161 voti per l'approvazione del testo che regola le unioni anche fra persone dello stesso sesso, facendo di conseguenza diventare legge le questioni patrimoniali legate alla nuova coppia. I sostenitori del DDL Cirinnà sono convinti di arrivare a quota 170 consensi, ma guardano con preoccupazione il possibile voto segreto che il Presidente del Senato Grasso potrebbe concedere su alcuni emendamenti dedicati al controverso articolo 5 sulle adozioni, super canguro permettendo.